A Trani il sindaco Amedeo Bottaro ha presentato alla stampa e ai cittadini intervenuti l'ordinanza di chiusura immediata dei 3 lotti della discarica di rifiuti solidi urbani sita in contrada da Puro Vecchio. Presenti alla conferenza il sindaco, l'assessore all'ambiente del comune di Trani Michele Di Gregorio, oltre che alcuni esponenti del comitato Chiudiamo la discarica. L'ordinanza di chiusura urgente e senza indugio di tutti e 3 i lotti della discarica di località Puro Vecchio è stata emanata il 23 settembre al fine di effettuare immediatamente gli interventi di messa in sicurezza per l'eliminazione dei rischi ambientali. Lo stato di inquinamento, infatti, che mette a repentaglio la salute di tutti i cittadini, persiste ed è proprio il senso di responsabilità del primo cittadino che lo ha spinto a prendere questa decisione repentina. Le criticità riguardano in particolar modo la produzione di percolato contenente sostanze inquinanti che, a causa del cedimento strutturale della barriera impermeabilizzante, fluiscono nella falda acquifera. L'AMIU, coadiuvata dall'Agenzia Regionale dei Rifiuti, adesso dovrà coprire tutti e 3 i lotti della discarica, realizzare un impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, raccogliere e smaltire il percolato per garantire il mantenimento continuo del battente minimo tecnico del percolato raccolto sul fondo della discarica. È evidente che questo è un provvedimento, è un'ordinanza assolutamente extraordinaria, che ha tutti i caratteri dell'urgenza e della contingibilità. È un provvedimento assolutamente straordinario che nasce fondamentalmente da che cosa? Dalla consapevolezza acquisita nel tavolo tecnico fondamentalmente del 9 settembre, giù di lì, che l'iter per chiudere, per mettere anche in sicurezza la discarica è un iter procedimentale lungo. La procedura ordinaria richiede necessariamente la soggettabilità a VIA, nonché addirittura l'autorizzazione integrata ambientale per poter chiudere la discarica. La Regione questo finalmente lo ha detto con certezza, noi abbiamo provato in tutti i modi di cercare di trovare una soluzione molto più rapida, dal punto di vista procedurale non c'è. È chiaro che un sindaco in questi casi si trova di fronte quindi ad una decisione sofferta, importante anche perché carica di responsabilità chiaramente il sottoscritto che ha firmato quell'ordinanza, e cioè non aspettare i tempi della burocrazia, ma quindi ordinare all'AMIU comunque la copertura immediata del primo, del secondo e del terzo lotto, senza aspettare i tempi della burocrazia. Chiaramente questo non significa assolutamente bypassare le procedure ordinarie, perché AMIU dovrà assolutamente, previsto nella stessa ordinanza, comunque porre in essere l'iter procedimentale ordinario previsto dalla legge, ma nel frattempo non possiamo ancora aspettare. Le piogge sono imminenti, la stagione delle piogge sta per iniziare e quindi bisogna procedere con necessità alla copertura del primo, del secondo e del terzo lotto. Questo non significa che c'è un grave rischio ambientale, o meglio, un problema ambientale chiaramente che è emerso, per cui da qui la necessità di un'ordinanza. No, c'è un rischio però, certamente, che diventa importante nel momento in cui abbiamo la Regione ha chiarito una volta per tutte che i tempi per la messa in sicurezza sono particolarmente lunghi.